E buongiorno mondo, oggi sveglia con calma alle 7, colazione con Bianca, poi se n'è andato via per lavoro e non lo rivedremo più. Adesso stiamo andando a farci un giro per Monaco, mi ha scaricato tutte le borse, non abbiamo niente dietro a parte la borsa manubrio con i documenti, il telefono, macchine fotografiche eccetera. Facciamo un giro in centro, andiamo a bere qualcosa all'Augustina e mangiarci magari dei currywurst. E basta, saranno 3 giorni molto tranquilli, quindi non so quanti video farò. Anche ieri a casa di Ian mi sembrava il caso di fare video a tavola insieme a loro. E basta, a dopo, ciao ragazzi. Siamo arrivati al Beer Garden dell'Augustiner. Siamo venuti a dare una pompata alle ruote, le mie ormai erano 7 giorni che non le gonfiavo, era 2 bar. Mio fratello invece le tiene sempre a 5, un pazzo, ti fa male fino al capocollo. Oggi facciamo solo i turisti, stiamo passeggiando per il centro, ho preso un brezel. Siamo andati all'Augustiner, come avete visto. Insomma, mangiamo, beviamo e camminiamo e basta. Appena tornati a casa di Ian, stiamo ritirando le bici in cantina e volevo farvi vedere che da buon tedesco, guardate qua, boccali, birre, classico, come da noi trovi il vino, qua trovi birre e boccali. E questa sera si cena fuori. Buonanotte a tutti. Day 2. E buongiorno mondo, stiamo andando a fare manutenzione e lavaggio biciclette. Muriel era dietro preoccupato perché ieri gli si è rotto il cavo del cambio posteriore, ma adesso lo cambiamo il cambio del cambio e niente, andiamo, si pedala, ciao ragazzi. Ragazzi, abbiamo lavato le bici, pulito le catene, ingrassato le catene, abbiamo già cambiato il filo del cambio di Muriel che si era rotto e adesso siamo tornati al ciclista di ieri dove io avevo gonfiato le gomme per fare le ultime regolazioni perché c'è il cavalletto e si è molto più comodi che al lavaggio di gravamo prima, quindi siamo in regola, guardate come è impegnato Muriel mentre lavora, eh?
Ragazzi, Muriel è andato a prendere Dimi per andare poi in centro a trovare Anna Maria e berci una cosa assieme a loro, ma peccato il clima, io mi sto facendo un giro da solo, ma guardate che parchi che ci sono qua lungo il fiume di Monaco. Da dietro abbiamo la chiesa, non mi ricordo come, e niente, mi faccio un giretto da solo, non ho attivato neanche Strava oggi, avremmo già fatto 20 km all'interno della città tra manutenzione. Qui c'è un cane legato da solo. Abbandonato. C'è gente che lo guarda. Non lo so. Forse c'è uno che ha il guinzaglio uguale. Sì, comunque ragazzi, voglio rassicurarvi, il cane era di quel tizio che aveva l'altro cane col guinzaglio uguale, lo stava solo prendendo in giro, l'aveva legato al palo e si era allontanato un po', ma poi è ritornato a prenderselo e adesso sono andati a passeggio tutti e tre assieme, quindi era solo uno scherzo per il cane, però mi sono preoccupato. E niente, adesso Muriel mi ha dato l'indirizzo della birreria dove andare a bere la birra, è qui a 1,8 km da me. E niente, mi godo ancora un pochettino questo parco e vado alla birreria a trovare gli altri. A dopo ragazzi. Stessa scala di stamattina, ma questa volta in salita. Siamo di corsa perché Muriel vuole cucinare un piatto Nikkei. Infatti qua per dei pezzi della strada ci siamo fermati al negozio giapponese a comprare le cose apposta. Vuole cucinare questo bel piattino per Vanessa che ci ha ospitato, e quindi siamo di corsa perché ovviamente siamo in ritardo, eravamo con Anna Maria a berci la birra e mi fa correre sempre tutti i giorni anche se siamo in viaggio. Uffa. Cosa ci sta preparando lo chef Muriel? Nikkei Rice alla moda di Luis Ara, uno chef di Londra, brasiliano, giapponese, italiano, una roba fantastica. Un miscuglio di tradizione. Si chiama fusion. Quindi com'è il procedimento? Mettiamo il riso sciacquato con il mirin, dashi e soia. Poi aggiungi il pesce e il ginger, cuoci a pentola chiusa 15 minuti, lasci riposare 15 minuti e poi aggiungi il, come dice Luis Ara, il Baba Zoom Effect, una salsa di yuzu sauce, oil, chili, ginger e sfingone. Mangia il pane che asciuga tutta la birra che hai bevuto. Vuoi assaggiare lo yuzu? Sì. È un mandarino, mezzo mandarino, mezzo limone in giapponese. Stay free. E buongiorno mondo. Oggi non si pedala, ma smontiamo la bici di Dimi per spedirla e per tornare a Londra. Abbiamo appena tolto i pedali. Muriel non si fida del mio lavoro, quindi lascio fare a lui e io rido mentre lui spacca tutto. Ce la faranno i nostri eroi a impacchettare tutto? Guardate come bravo Muriel al lavoro. Sembra solo un architetto, ma è anche un meccanico. Sì, non riesco neanche a incentrare il buco. Alla tua età non centrare il buco iniziano a essere dei problemi, eh? Sa, che al posto di riprendergli do una mano, perché sennò finiamo domani. Il scatolone è pronto, guardate Muri come fatica. Come vi sembra venuto? Adesso qua è tutto buio. Bellissimo, bellissimo. Siamo più che contenti. Tanto la bici di Dimi. Quanta cattiveria, no? L'abbiamo imballata abbastanza bene, l'unica cosa che abbiamo usato un sacco di scotch, un sacco di cartone.
e forse siamo leggermente fuori misura sulla lunghezza, perché era 120 muri al massimo. 120. E mi sa che siamo sui 130, poi era per 60 per 60 e siamo fuori. Userà quella con la somma dei lati e pagherà qualcosa in più, ma cosa vuoi, le comodità si pagano. A dopo ragazzi. Andò sulle scuderie. Te l'ho detto, mettilo sopra. Dimmi. Ragazzi, benvenuti nel circo Zaccuri. Il circo. Muriel si arrabbia, però io devo fare un po' di scena. Dichiarazione a caldo di Muriel in circense. Censura. Censura, mia... metterò un sacco di beep. Puoi dire quello che vuoi, io metto i beep. Metti un beep continuo che basta. Tu fai finta di parlare, la fai via, vabbè. Guardatelo qua, l'accrocchio. È divertentissimo. Per me, per lui no. Ragazzi, gli ultimi 100 metri, gli ultimi 100 metri. Saranno 50, dice Muriel, l'architetto. Pensa se adesso non accettano il pacco. Ma che pacco? More moments later. Mi sa che questa volta mio fratello mi mena per davvero. Il pacco non l'hanno preso sul serio a DHL, perché dicono che le misure sono fuori, anche se ieri dicevano che sarebbero andate bene così. Secondo me questa è la volta buona che mi mena, perché gliel'ho mandata. Se non mi sentite più è perché mi ha gonfiato di botte. Guardatelo lì come è incazzato nero. One eternity later. Ragazzi, dopo un sacco di casini ce l'abbiamo fatta spedire quel pacco con la bici di Dimi, perché come abbiamo detto DHL non l'ha preso, ma l'ha preso di UPS, ma volevano un sacco di documenti visto che spediscono a Londra e con la Brexit c'è un casino. E adesso sono le 3 e stiamo finalmente andando al Parco Olimpico a incontrare Anna Maria e Vanessa, e magari mangiamo anche un boccone perché io sto morendo di fame. A dopo ragazzi. Si pedala. Muriel è nero. E ovviamente c'è stato il sole fino adesso. E guardate invece là davanti ora com'è. Vi faccio vedere da questa parte. Tutto nero, tutto nero. Ragazzi, siamo entrati nell'Olympia Park. Adesso cerchiamo di capire come siamo messi, dove siamo messi e dove dobbiamo andare, e soprattutto quanti fiorini dobbiamo pagare. Ok? Siamo qua. Qua c'è lo stadio, là di là c'è la BMW, là sopra, guarda. BMW World, il museo. Il museo della BMW. L'exposition center, probably that is what to be seen. But now we cycle around here. Questo è l'Olympic Stadium, ma non si vede un tubo perché siamo fuori dalle reti e non ci si riesce ad avvicinare. Magari proviamo dall'altro lato. Adesso andiamo a beccare i nostri amici e poi vediamo cosa fare. Ragazzi, guardate là in fondo gli uffici della BMW, sede principale della BMW. Di fianco c'è il museo. Siamo dentro al BMW World, dove c'è l'esposizione di tutte le BMW, lì dietro c'erano tutti i macchinoni. Facciamo giusto un giro perché nessuno di noi è appassionato di automobili, non abbiamo intenzione di comprarne, soprattutto non dei BMW come questo qua dietro ad esempio. E ragazzi, ci stiamo comunque continuando a godere questa giornata di sole all'Olympia Park, e dopo aver fatto un bel giretto ci stiamo dirigendo sulla collina
dove godremo di un panorama su Monaco, su tutto il parco, e soprattutto dovrebbe esserci il Beer Garden dove andarci a bere almeno una birretta. Quella lì è la torre, si vede, è controluce, come al mio solito vi faccio vedere tutto controluce. E lì ci sono Dini, Muriel e il suo amico che gli sta facendo da cicerone, ci sta facendo da cicerone. Ragazzi, ci siamo bevuti la birretta al Parco Olimpico, adesso stiamo andando con Anna Maria e Luigi a cena da loro e ci preparano una cenetta pugliese. Di un po' quale sarà il menù? Allora, il menù, un antipasto, si parte con un antipasto con formaggi e salsiccia e probabilmente qualche bruschettina, poi il primo di orecchiette col sugo con la salsiccia. Secondo ci saranno appunto le salsicce con mozzarella di bufale. Terzo, vabbè, poi la frutta, c'è cioè melone, pesche e come dolce il tiramisù. Insomma ragazzi, siamo venuti a Monaco per mangiare i tipici piatti di Monaco, bavarese. Tedeschi e bavaresi. Avete capito come si trattano qua? Buona serata a tutti!